bentrovati youtubers e benvenuti nell'oscuro mondo di Alan Wake in compagnia della vostra Bloody Rose 258. Cosa dire di questo splendido videogame? Partiamo dal presupposto che è un ibrido, vale a dire a metà fra il gioco d'azione e il thriller psicologico, e che è stato realizzato dal mitico Sam Lake, che non è altri che lo scrittore e il prestavolto del primo Max Payne. Il gioco è stato sviluppato dalla Remedy Entertainment ed è esclusiva Xbox 360 e Microsoft Windows. E si articola in 6 episodi più descaricabili come nelle odierne serie televisive che tutti noi conosciamo e che tutti noi amiamo. Oltretutto esiste un seguito a questo videogame, o meglio dire uno spin-off, che è Alan Wake American Nightmare e che io ho intenzione di mostrarvi una volta finito questo. Dunque, diamo uno sguardo a questa nuova avventura, che spero vi piaccia quanto mi è piaciuta a me, e cominciamo con la difficoltà standard. Stephen King scrisse che gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco. Sono antitetiche alla poesia del terrore. In una storia dell'orrore, la vittima si chiede sempre perché, ma non c'è una risposta e non deve esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente. Il mio nome è Alan Wake. Sono uno scrittore. Ho sempre avuto una fervida immaginazione, ma quel sogno mi turbò. Era terribile, oscuro e fin troppo strano anche per me. Sì, iniziò con un sogno. Seguendo un tema ricorrente negli incubi, ero in ritardo e cercavo disperatamente di raggiungere un luogo, un faro, ma non ricordo per quale motivo urgente. Stavo correndo un po' troppo lungo la strada costiera. Vidi troppo tardi quell'autostoppista. Era morto. Ero sicuro che mi avrebbero arrestato e non avrei mai più rivisto Alice. All'improvviso, il suo corpo era scomparso. Ero sotto shock per lo schianto. Faticavo a reggermi in piedi. Ok, qui è dove cominciamo a prendere il controllo di Alan. Io cercherò di farvi sentire quanto più possibile della storia, quindi mi sentirete parlare poco. E che dire? Vediamo. Il radiatore si era rotto nell'impatto con l'auto. L'auto era inutilizzabile. Ok, qui ci sono un sacco di libri di Alan. Alan Wake. E qui c'è un bel muro. Ero sicuro di essere venuto da quella parte, ma ora la strada era bloccata. L'abbiamo visto. Perfetto, allora andiamo dall'altra parte. Dobbiamo raggiungere il faro. Dovevo recarmi al faro. Sapevo che qualcosa di importante mi stava aspettando. Ecco, appunto. Come vedete, vengono visualizzati gli obiettivi in alto a sinistra, quindi non ci perdiamo con le cose da fare. Perfetto, lì c'è il faro. Andate verso il ponte, io ho già provato il gioco, quindi l'ho già preso. C'è un termos di caffè. Il ponte era crollato, dovevo trovare un'altra strada. Che cosa sono i termos di caffè? Sono appunto degli oggetti collezionabili all'interno di Alan Wake. Più ne prendete meglio è. Andiamo da questa parte. Di essere di... Oh sì! Di poterti inventare tutto ciò che vuoi? Aiuto! Di poter giocare con le persone e ucciderle per rendere tutto più eccitante? Ora fai parte di questa storia! Pensate! Sei un pagliaccio! Oh, revisore, non ci sarebbe una sola frase decente nei tuoi libri.
Non pubblicherai mai più le tue storie di merda, perché io ti ucciderò. Le tue storielle non sono granché. Non hanno un valore artistico. Sei uno scrittore patetico. Emozioni da quattro soldi. E merda. Piena di pretese. Ecco cosa sai fare. Guardami. Guarda la tua creazione. Wow, perfetto Alan. Bella creazione del cavolo. Dunque, scendiamo qui. Saltiamo questa bella transenna. Non hai rispettato la scadenza. Ok, l'incubo di Alan Wake non solo ci introduce alla storia, ma è anche ovviamente un modo originale per farci provare i comandi non di Alan. Non puoi fermarmi. Ora non le sto facendo molto bene. Vengono enfatizzate con dei rallenti, così come le uccisioni, se fatte bene, vengono enfatizzate. Realizzai che l'autostoppista era un personaggio della storia che stavo scrivendo. Come ci si sente a morire per mano della propria creazione? Corri Alan, corri! Fuggi, fuggi, fuggi Alan, fuggi, fuggi, fuggi. Fuggi, fuggi, fuggi Alan, fuggi, fuggi, fuggi. Ok, c'è un tizio lì. Presto! Se mi dà il tempo magari. Signor Wake, sono io, Clay Stewart, ricorda! Presto, entri! Non c'è tempo da perdere! Entriamo! C'era via di scampo. Già. Muori, muori, muori. Carini muori, questi occhietti. Muori, muori, merda. Muori, merda sì. Siamo in trappola. Attendiamo per sentire. Il te. Devo uscirne. Eh sì, il cavolo Anna, dovevi uscirne. Sì. Merda! Segui la luce. E seguiamo la luce. Bell'incubo comunque. Luce. Sei ferito. Dovresti stare nella luce. Solo lì sarai al sicuro. Ok, dunque, entrando nel cono di luce, noi recupereremo tutta l'energia e gli nemici non ci verranno ad attaccare. Ben fatto. Ho qualcosa da dirti. Fa più o meno così, poiché lui non sapeva che oltre il lago che chiamava casa, un profondo e oscuro oceano vive. Dove le onde sono più serene e schive. Sono stato sulle sue rive. Sono stato sulle sue rive. Capisci? No. Segui la luce. Almeno è sincero, dai. No. Sono per spiegarti. L'oscurità è pericolosa. Ora sta dormendo, ma io ti ho sentito arrivare. Quando ti sentirà, si sveglierà. Non c'è tempo, devo mostrarti l'unica cosa importante. L'autostoppista è posseduto dalla presenza oscura. Non puoi ferirlo. L'oscurità lo protegge da ogni male.
Solo la luce può scacciare l'oscurità e renderlo di nuovo vulnerabile. Prendi la luce. Punta la torcia verso di lui e brucia l'oscurità. Bruciamo l'oscurità. Perfetto. Ce l'hai fatta. Ora non è più protetto dall'oscurità, ma essa vive ancora in lui, lo controlla, non può esserne liberato, è ancora pericoloso, è ancora un nemico. Ecco, prendi l'arma. Ora morirà. Utilizziamo i proiettili che abbiamo derubato dal sonetto. Ok. Bene, sei andato bene. Ricorda ciò che ti ho insegnato. Questo è tutto, ora ti restituirò il tuo sogno. Nell'incubo, il mondo era invaso da una terribile forza oscura. Il faro era l'ultimo rifugio sicuro sulla Terra. Questa voce ha un'aura potentissima. Non trovate anche voi? Comunque, andiamo avanti con la storia. Ecco, stiamo attenti perché possono spuntare dovunque adesso. Quindi state attenti sia al suono che a quello che potete vedere sullo schermo. Facciamoli fuori. Ecco, tipo adesso. Ok, me la sono cavata egregiamente, contro ogni previsione. Quindi andiamo avanti. Questi scaffali danno munizioni e pile, quindi depredateli. Sempre e comunque. Allora, prima di scendere da questa parte, voi scendete qui dentro. E dovrebbe esserci sopra questa cassa un thermos di caffè. Poi andiamo da questa parte. Io direi di usare appunto l'arancia razzi. Sei morto proprio come me. Esattamente per questo motivo. Peccato, non mi ha fatto il rallenti. Di solito riesco a farlo qui il rallenti. Sto giocando un po' da schifo. No, non voglio morire. Ok. Diamine. Aia. Sto morendo. La cosa non è buona. Ah, non ho il tempo. Ok. Scappa, 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 scappa. Alan, scappa. Adesso è tempo di scappare. Non puoi fermarmi. Ma vaffanculo. Scappiamo perché non abbiamo la forza e le munizioni necessarie per combattere. Io non voglio continuare così per sempre, stronzo. Allora, corriamo verso il faro. State attenti qui perché, ecco, come potete vedere, il percorso è un po' a zigzag. Ora, io come sempre qui l'ho preso. Però lì in fondo ci dovrebbe essere alla destra un thermos di caffè. Voi prendetelo a velocità luce e entrate subito al faro. Io entrerò direttamente al faro. E direi che ci vediamo al prossimo gameplay. Quindi iscrivetevi al canale per seguire tutte le novità. E ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ciao.